Buongiorno. Nel contributo video di quest'oggi parleremo di un testo molto particolare. In realtà non è propriamente un testo letterario, come possiamo intenderlo, non è quindi né un romanzo, né un racconto, né un poema o che dir si voglia, ma in realtà è un epistolario. Appartiene quindi a quel genere, a quel tipo di letteratura, detta appunto propriamente letteratura epistolare, di cui abbiamo avuto grandi esempi nel corso della storia. Pensiamo al carteggio bellissimo che Leopardi scrisse tra Leopardi e suo padre, e di tante altre lettere che mandò, non lo so, adesso il carteggio Fastal e Richard Strauss, ma potremmo citarne molti ovviamente. Questo è uno dei più bei, a mio modesto avviso, carteggi, una delle più belle raccolte, appunto tra le più belle raccolte epistolari della storia proprio della letteratura, ma non soltanto della letteratura tedesca, ma io direi di tutta la grande letteratura dell'Ottocento. In realtà questo epistolario, appunto, questa raccolta, comprende le lettere che Erich von Kleist scrisse alla sua fidanzata, diciamo così, futura promessa sposa, per quanto poi in realtà non si sposeranno mai, purtroppo, vale a dire Wilhelmine von Zenge. Intanto chi era Erich von Kleist? Beh, io credo che, spero ovviamente che chi ci segua, che comunque diciamo che sia, è uno dei più grandi autori della letteratura tedesca, ovviamente considerato da molti come uno dei precursori forse anche della letteratura romantica. Lui vive proprio infatti a cavallo tra proprio quel periodo che viene definito da molti storici come lo Sturm und Drang, cioè quel periodo, quel movimento letterario, per quanto lui in realtà fosse più giovane, fosse nato in seguito. Lui era nato nel 1777 in Germania, appunto, e morirà poi nel 1811. 1811 che con una fine tragica, tra l'altro, una fine che potremmo quasi definire così. La tipica fine nei pressi di Potsdam, lui si ucciderà praticamente, la fine diciamo, che preclude, precede, diciamo, preclude diciamo, la possibilità ad un grandissimo autore di portare avanti una carriera che avrebbe potuto essere straordinaria, perché ricordiamo che lui forse von Kleist è più noto come grande drammaturgo, come autore di teatro. Alcune tra le sue opere, come ad esempio come la Katzen di Heilbronn, che fu scritta nel 1808, cioè a cavallo tra il 1808 e il 1810, rimane la sua opera forse più conosciuta, che tra l'altro era andata anche in scena a Vienna, era andata in scena sia a Vienna che a Bamberg nel 1810 e 11, e aveva avuto anche un discreto successo, nonostante tutte le opere precedenti avevano sempre fatto fiasco. In realtà von Kleist verrà rivalutato, come succede a moltissimi grandi autori, chiaramente, è postumo. Sarà uno dei tanti casi, tra i tanti scandali, purtroppo, tra i tanti casi, diciamo così, letterari, che purtroppo anche che avranno, diciamo così, un giusto riconoscimento a partire dagli anni 20 dell'Ottocento, dove poi verrà tradotto, successivamente verrà stampato anche per sotto, grazie all'interessamento di Ludwig Tieck, un altro dei grandi autori tedeschi dell'Ottocento, che farà curare tutta l'edizione completa delle sue opere a partire dal 1801. Dobbiamo ricordare che von Kleist era un autore apprezzatissimo da Goethe, aveva avuto anche una certa, in Italia, poi a partire soprattutto dalla fine dell'Ottocento, ci saranno un fior fior di critici, da Benedetto Croce ad Arturo Farinelli, ma anche a Leone Traverso, che studierà anche tutto l'epistolario di von Kleist, che dedicherà molti studi proprio sull'opera epistolare, ma anche pensiamo a un Lorenzo Bianchi, a Italo Maione, cioè ci sarà poi una rinascita di tutta la grande opera di von Kleist, che purtroppo resterà però, come ho detto poc'anzi, nel corso della sua vita quasi completamente inascoltata, anche perché dobbiamo ricordare che lui, le sue opere, quando ci fu la prima messa in scena, lui era sempre assente, cioè non, quando appunto venne messa in scena Cacine di Heilbronn, lui in realtà non era presente né a Vienna né a Bamberg, non era mai stato presente alle prime delle sue opere. Tra l'altro la Brocken Infranta, che era stata messa in scena da Goethe a Weimar nel 1804, fu un fiasco colossale, e successivamente anche tutte le altre sue opere nel corso della sua vita non erano state accolte bene. Ma intanto, al di là chiaramente di questi fattori,
come ho detto, lui avrà un'esistenza molto breve perché morirà a 34 anni, un'esistenza quasi mozartiana da questo punto di vista, morti, diciamo, una morte prematura, come era toccata a tanti altri grandi poeti di quell'epoca. Pensiamo a un Novalis, pensiamo a un Hölderlin anche, che morirà giovanissimo, pensiamo ad Hoffmann anche, che morirà poco più di 30, intorno ai 35, ma pensiamo a Puskin anche, che vuol parlare, uscire dalla Germania e cominciare a vedere. Pensiamo poi a un Leopardi, non strano ovviamente, cioè una tendenza che colpisce tanti autori del primo Ottocento, che era poi quella generazione che profondamente era forse la vera generazione del Romanticismo, cioè quella generazione che aveva dato al Romanticismo il suo connotato forse migliore, perché poi dobbiamo ricordarci che a partire soprattutto dagli anni 30 in poi il Romanticismo, diciamo gli autori successivi, che poi diciamo troveremo nelle figure poi a partire dagli anni 40, pensatori non lo so come, di autori isolati come potrebbe essere ad esempio un Hein, sempre in Germania, ma poi a partire dalla metà dell'Ottocento troviamo in realtà il Romanticismo verrà a connotarsi poi di quella che era la filosofia hegeliana, cioè dell'idealismo, quindi si verrà a perdere quello che era il movente iniziale, diciamo così, la corrente ispiratrice, che era, dobbiamo ricordare sempre che il Romanticismo è figlio dell'illuminismo, di quell'illuminismo francese e anche tedesco ovviamente, francese, perché si rifaceva poi autori come Voltaire, soprattutto come Rousseau. In realtà Voltaire è stato preso più in seguito, più a partire dalla metà dell'Ottocento, appunto dagli idealisti, da Marx poi ovviamente, e da altri, da Feuerbach magari, da altri autori, da altri pensatori del periodo della metà dell'Ottocento. In realtà era figlio, come ho detto, dell'illuminismo francese di Rousseau, ma anche dell'illuminismo tedesco, quindi di Kant. Infatti Kant rappresenta per von Kleist il pensatore per eccellenza, quello si vivono nella stessa epoca, nello stesso periodo. Lui avrà una grande stima, soprattutto leggendo la critica della ragion pratica, quando in realtà poi la critica della ragion pura invece eserciterà su di lui un sentimento abbastanza contrastante, abbastanza perplesso, di cui magari parleremo in seguito. Quindi il Romanticismo, che poi era sbocciato alla fine del Settecento, che era figlio anche di qualche modo di quelli che erano gli ideali forse più puri e più positivi, potremmo dire così, di quella che era stata la Rivoluzione francese, deraglierà poi alla fine degli anni 20. Cioè nella fine degli anni 20, forse dal 1825-26 in poi, il Romanticismo, quel primo almeno, quella prima corrente, si andrà a demolire, andrà a trasformarsi in qualche cosa d'altro, cioè deraglieranno in quello che poi è stato l'idealismo tedesco, che ha avuto appunto, come abbiamo detto altre volte, esponenti da Hegel nella filosofia, ovviamente parlando meramente della filosofia, però che avrà poi la meglio in seguito, anche con una letteratura legata più che altro anche a un carattere sociale, a un carattere che vede nella storia e nella dialettica anche della storia il fulcro centrale dell'azione dell'uomo. Qui invece in von Kleist è presente ancora l'esatto contrario, cioè è presente la figura del poeta che per la prima volta si ritrova in una condizione completamente diversa da quella per cui lui era sempre stato abituato a vivere, diciamo così, quella condizione del poeta che era ormai una condizione di un autore che era stato quasi spodestato da quello che era il suo posto. Infatti troviamo nelle sue lettere, ecco, per parlare adesso qui del testo che von Kleist scrive alla sua fidanzata, alla sua promessa sposa, tutte quelle preoccupazioni che caratterizzano, diciamo così, molti altri epistolari del periodo. Basterebbe leggere le lettere che Baudelaire scrive alla madre, dove potremmo quasi, per quanto sia un'epoca successiva ovviamente, però stiamo parlando sempre di autori comunque dell'Ottocento, per quanto metto von Kleist dell'Ottocento lo prenderà solo nel primo decennio, dopo che poi nel 1811 si toglierà la vita. Troviamo le prime vicissitudini, cioè di un autore che deve lottare ad esempio per cercare il lavoro, ecco, per trovare un impiego, un poeta che non è più, quindi la sua arte non può più metterla a servizio di quella che era la società, di quella che era appunto un'aristocrazia che era stata abbattuta da quella maledetta rivoluzione francese di cui spesso abbiamo parlato, non che la rivoluzione abbia distrutto, diciamo così, un'aristocrazia che era già ovviamente in decadenza, su questo non c'era dubbio, ma che per la prima volta dove il pensatore, dove l'autore in questione, l'artista, non è più una figura, non ha più, diciamo così, una figura cardine della società, cioè è un emarginato. Infatti queste lettere, che sono, ripeto, di una bellezza incredibile, adesso andrò a parlare di queste lettere anche molto intime e piene chiaramente di quella premura anche
che von Kleist è l'anima nobile, l'anima tipica del poeta, che è l'anima più bella e più pura che ci possa essere, contrapposta al mondo di rozzo, ad un mondo volgare, stolto, che è quello che purtroppo ci circonda. L'anima di von Kleist in questi testi, che forse per quello io che assumo e che determinano in un certo senso e che fanno parte della sua opera, perché non ti possono pensare, ma in realtà un autore l'avrebbe giudicato più dalle opere letterarie, nel senso nella sua opera, in quello che scrive per il pubblico. Queste chiaramente sono, come detto, essendo lettere, erano pensate unicamente per la destinataria, cioè per la fidanzata in questione, per Wilhelmine. In realtà forse un grande autore lo si distingue anche dal fatto che forse le cose più interessanti sono quelle che scrive per se stesso o per le persone che ama. Basterebbe pensare ad esempio che forse i Cahier, i quaderni di Paul Valéry, infatti oggi sono giustamente anche pubblicati e vengono, diciamo così, sono considerati parte integrante dell'opera di Paul Valéry, uno dei massimi poeti del Novecento, ovviamente francese, perché sono ovviamente non soltanto, quindi l'autore va giudicato unicamente sulla base delle opere che scrive per il pubblico, ma soprattutto da quello che lui scrive anche per se stesso. Ecco perché è interessante leggere questi quaderni, leggere anche questi epistolari, che a volte possono sembrare, anche come ho detto altre volte, magari operazioni quasi andare a cercare, andare a indagare nella privacy, diciamo così, dell'autore, cioè andare a voler vedere la vita privata, che più delle volte interessa relativamente. In realtà però in questo caso traspare un insegnamento che a noi tutti oggi è di indispensabile importanza, perché von Kleist in questo testo di che cosa ci sta, in questi testi, in queste lettere, dove lui scrive alla sua ragazza, a questa donna che ama in una maniera impressionante, un amore spasmodico, assoluto, un amore che purtroppo finirà poi alla fine nel 1802, quando Wilhelmine non lo seguirà più a un certo punto, perché noi dobbiamo ricordarci che von Kleist si era fidanzato appunto con Wilhelmine nel 1799, appunto con Wilhelmine von Zenge, come abbiamo detto. Nel 1799 si era fidanzato, le aveva a Francoforte, dove viveva lui, appunto dove vivevano, e aveva promesso che l'avrebbe anche sposata. Il problema è che però, questo è un fatto che Wilhelmine non saprà, probabilmente forse scoprirà in seguito, dopo la morte del poeta, von Kleist soffrirà per tutta la sua vita di problemi di salute, avrà una salute estremamente cagionevole, che infatti, come abbiamo visto, lo porterà anche a morire in giovane età, non soltanto per via, non unicamente per il fatto che si fosse, diciamo, che alla fine si era suicidato, ma proprio per il fatto che aveva sempre sofferto, sin dall'infanzia, dalla gioventù, di una salute estremamente cagionevole, piena di, ha avuto diversi ricoveri in sanatorio, una vita estremamente travagliata, estremamente triste, anche potremmo dire così, un po' come vediamo noi nella nostra penisola, il nostrano Leopardi, cioè sembra quasi una condizione che è toccata a questi spiriti così nobili, così puri, così troppo buoni per appartenere a una terra di vermi e di parassiti, qual è invece l'umana gregge, appunto, come la gregge che compone purtroppo questa razza umana, che ci distingue, che ci contraddistingue quasi sempre nel fattore negativo. Noi, infatti, leggendo questi testi scopriamo un'altra volta come il poeta, come l'animo del poeta sia sempre un animo di qualcuno che non appartiene alla razza umana, non appartiene agli altri uomini. Se la maggioranza degli uomini, i molti, come li chiamava Eraclito, i molti che sono sempre cattivi, ovviamente, basterebbe vedere l'attuale società in cui viviamo noi oggi, dove infatti viviamo attraverso quelle che sono le pulsioni dei molti e della massa, il poeta è sempre un viandante solitario, che è ovviamente un'immagine tipica ereditata, come sappiamo, dall'Ottocento romantico, ma in questo caso forse von Kleist incarna più di tutti, più di ogni altro, la figura proprio del poeta romantico, del poeta che viene poi successivamente definito il poeta maledetto, non parlando ovviamente di lui, ma poi da Baudelaire in poi, no? Che fa una vita dissoluta. In realtà von Kleist non farà nessun tipo di vita dissoluta, farà una vita semplicemente sfortunata, una vita che sarà minata non soltanto quindi da delle tragedie personali meramente attaccate quindi a un fattore fisico della sua salute che era cagionevole, come abbiamo detto, ma anche da vicende poi politiche, perché dobbiamo ricordarci che siamo nei primi dell'Ottocento, quando comincerà poi ad arrivare l'epoca napoleonica, cominceranno le varie campagne di Napoleone che comincerà a conquistare mezza Europa praticamente, e quindi von Kleist si trova anche al centro di tutto questo fermento, di questo cambiamento politico. Ci troviamo anche quindi davanti alla figura di un poeta e di una donna, in questo caso di questa giovane, che sogna come lui, anche lei, un avvenire migliore, una vita che si prospetta piena di speranze, ma che viene sconvolta poi da quelli che sono i coinvolgimenti, diciamo così, sono i travolgimenti della storia, da quella che poi Hegel aveva definito la storia, a volte è pura macelleria, fa come dire, è un mattatoio di chiunque, cioè non guarda in faccia a nessuno, pensiamo un po',
tutte le generazioni che sono morte durante le guerre mondiali del Novecento, cioè siamo generazioni intere sterminate come se niente fosse. Quanti sogni, quante speranze sono state infrante di quei giovani, pensiamo anche a quei giovani italiani morti nella prima guerra mondiale, a tutta la generazione che era nata negli anni 90 dell'Ottocento, che fu sterminata in una guerra di un'inutilità assoluta per un paese assurdo come il nostro, come che è diventato una barzelletta, come vediamo oggi, morire proprio per niente, come si suol dire. E von Kleist in questo non soltanto dimostra un'altra volta la grandissima umanità del poeta, la purezza d'animo, l'interesse che ha verso questa ragazza, verso il suo avvenire anche, quindi dandole spesso consigli anche di lettura, aiutandola nel percorso della conoscenza, perché come dice più volte, magari leggeremo alcuni passaggi, una vita senza cultura non è una vita, è sempre il discorso che facciamo sempre, cioè, quello che io cerco anche di far notare qui in questi brevi contributi che facciamo soltanto, come ho detto, in amicizia, questi non sono lezioncine di scuola, non sono assolutamente qui, ognuno cerca di ragionare secondo quella che è la propria capacità, secondo quelle che sono le proprie inclinazioni. Questi grandi autori, che sia Platone, parlando ovviamente dall'alba diciamo del pensiero occidentale, a parlare appunto a von Kleist nei primi dell'Ottocento, cioè troviamo le stesse identiche definizioni. La cultura è un cammino, è una strada che accomuna diversi periodi storici, cioè periodi anche a volte contrapposti, ma alla fine se andiamo a scardinare, se andiamo a vedere questi diversi, che sia un pensatore, che sia uno scrittore, che sia un grande artista, che sia un poeta, che sia un compositore, alla fine troviamo sempre le medesime, come dire, il medesimo significato che è dietro l'opera di questi grandi autori. Ogni autore in fondo dice la medesima cosa, ma la dice in maniera diversa, e quindi a noi, agli stolti magari che non riescono a intendere il linguaggio della cultura, ai molti appunto che si soffermano unicamente al linguaggio scritto, sembra che queste cose siano diverse, ma in realtà se noi leggiamo appunto un von Kleist, poi abbiamo parlato di Ibsen l'ultima volta, abbiamo parlato e possiamo parlare di qualunque altro grande autore, ma dobbiamo parlare ovviamente di grandi autori, non dei cialtroni odierni, della maggior parte di quelli che raiano e che scrivono con i piedi piuttosto che con le mani e soprattutto piuttosto che con la testa, troveremo appunto le stesse identiche concezioni della vita, le stesse identiche concezioni del mondo, la stessa idea che senza la conoscenza e senza il sapere la vita non risulta altro che un impoverimento, che la vera felicità consiste poi unicamente nella felicità dello spirito, nel coltivare quelle che sono le nostre aspirazioni più profonde, più intime. E infatti non è un caso che von Kleist in questo è anche un autore proprio prettamente figlio della sua epoca, perché come ho detto è figlio di quell'illuminismo tedesco che ha esponenti da Kant, ma anche autori meno noti, ad esempio come Mendelssohn, che è un autore oggi forse meno ricordato, ma che fu anche discepolo di Kant ed ebbe anche un'influenza tra l'altro sul suo stesso maestro. Ma è anche quindi, infatti spesso nelle sue lettere scrive l'importanza della ragione, che il cuore deve essere sempre guidato dalla retta ragione e dalla razionalità, e quindi cerca anche di scardinare anche quei pregiudizi religiosi, per esempio quando scrive alla ragazza, che ovviamente è anche devota, essendo ovviamente vivendo a Francoforte, è una cristiana diciamo così protestante, luterana in questo caso, lui cerca anche di farle notare come in realtà noi non dobbiamo unicamente legarci a quelle che sono tradizioni meramente religiose, in questo quindi c'è anche il grande insegnamento laico, potremmo dire così, di von Kleist, quanto più che altro a quel Dio che in fondo è dentro tutti noi, e che dovremmo ricercare quindi attraverso la conoscenza, attraverso l'osservazione della natura. Quindi questo è un elemento che infatti, come sappiamo, Goethe prenderà molto, l'osservazione della natura, pensiamo anche a tutta la seconda parte del Faust di Goethe, che è tutta incentrata proprio su questa su questo naturalismo, questo che poi prenderà forma a partire dall'Ottocento, pensiamo anche alla filosofia di Schelling, ad esempio, un altro dei grandi pensatori di quel periodo storico, ma anche appunto un Novalis, un Hölderlin, ma pensiamo anche a tantissimi altri grandi autori, fratelli Schlegel, ne potremmo citare tantissimi. E quindi l'osservazione della natura che ci può far intendere un'altra volta quelli che sono poi i segreti dell'anima, i segreti del cuore. Noi nello specchio della natura, nel guardare la natura, nel guardare l'esterno, scopriamo ciò che è all'interno di noi stessi. In fondo questo lo ritroviamo, pensiamo alla pastorale di Beethoven, alla Sesta Sinfonia, quando Beethoven, ascoltando il suono del ruscello, il suono degli uccellini che cantano, la primavera che sta sopraggiungendo, lui descrive quegli avvenimenti che in realtà sono all'interno del suo cuore. Appunto, è attraverso tutti i diversi movimenti della sinfonia.
E quindi in un certo senso, quindi, se ancora qui il romanticismo dei primi trent'anni, primo trentennio dell'Ottocento è ancora un romanticismo puro, potremmo dire così, un romanticismo giovanile che è connotato, infatti è contraddistinto da scrittori e da autori giovani, che poi sono morti anche in maniera precoce. Il romanticismo che va, come abbiamo detto poc'anzi, dagli anni 30 e poi è un romanticismo più connotato da risvolti sociali, non a caso che poi negli anni nel 48 ci saranno i vari moti rivoluzionari europei, ma al di là di ciò, quindi entrando quindi proprio a parlare di queste epistole di cui abbiamo fatto una grande premessa, sono bellissime alcune parti di cui appunto von Kleist, che servirebbero anche a noi per comprendere come andrebbero vissuti oggi i rapporti umani, dato che noi ormai viviamo in un'epoca di materialismo più totale, dove ci si usa e basta, dove la gente la vediamo soltanto secondo quelle che sono i nostri bisogni più egoistici. Una persona la utilizziamo e poi la buttiamo via. Noi infatti i rapporti anche tra marito e moglie, tra fidanzati, più delle volte si sta insieme soltanto per motivazioni meramente egoistiche, cioè perché io sto con una persona perché mi piace fisicamente o perché mi piace perché ha tanti soldi, sempre quindi per un interesse che cercando quell'interesse che è utile a me, cioè l'utile, cercando soltanto un utile, qualcosa che mi faccia star bene unicamente a me. Qui invece in von Kleist c'è anche quel sacrificio dell'autore che farebbe qualunque cosa per la sua donna, in cui questo proprio anche quella tendenza tipica del romanticismo, che ci fa comprendere anche come l'illuminismo, come la parte migliore ovviamente dell'illuminismo, quello che non era deragliato in ideologia, ecco, in questo, la parte quindi di quegli spiriti nobili, che quell'illuminismo che si è poi andato, che è forse la parte, come ho detto, migliore, che a defluire, diciamo così, in quello che poi, come ho detto, è stato il romanticismo, almeno il romanticismo del primo periodo, aveva trasformato, aveva concepito nell'uomo quei caratteri fondamentali che potevano rendere effettivamente l'essere umano un qualcosa di straordinario. Infatti mi piacerebbe leggere qui una parte fondamentale, una frase che lui scrive alla sua ragazza, quando scrive: padri e madri e maestri inveiscono sempre con accanimento contro gli ideali, eppure non c'è nulla oltre ad essi che possa veramente elevare l'uomo. Accadrebbe mai qualcosa di grande su questa terra se non esistessero uomini che hanno davanti a sé una visione elevata che intendono far propria? Per questo tu non seguire mai l'oscuro istinto che conduce soltanto a ciò che è volgare. In tutte le situazioni della vita chiediti, prima di agire, quale potrebbe essere il modo più nobile, più bello, più eccellente, e opera come ti suggerisce il primo sentimento. Questo è a mio avviso l'ideale che devi avere sempre presente. Cioè, appunto, che cosa, infatti, in un'altra lettera, che poi magari leggeremo un pezzo, lui cita esempi di tutti i grandi autori, di grandi personalità della storia, cita per esempio Galilei, la figura di Galilei, cita Newton, che passeggiava, come sappiamo, lì nel giardino dell'università di Cambridge, e a un certo punto vide la mela che era caduta, e mentre tante altre persone stanno vedendo lo stesso fenomeno, non avevano minimamente pensato a quello che cosa potesse significare, Newton, attraverso quindi il fenomeno di la capacità di osservazione, era riuscito poi a dedurre tutte quelle leggi che poi portano al modo della gravità dei corpi e tutto quello che sappiamo. Però non era il primo ad aver visto la mela che cade, cioè tutti l'hanno vista. E quello che è diverso è che lui è l'unico, diciamo così, il primo, da questo punto di vista, che si è messo lì a rifletterci sopra. È questo che distingue, infatti, dice von Kleist, l'uomo comune, cioè quello che vede le cose e non si fa alcuna domanda, dall'uomo di genio, dall'uomo straordinario, dall'uomo che invece indaga, che arriva dove gli altri non arrivano, dove la plebaglia comune non arriva a comprendere. Purtroppo noi oggi siamo un'epoca dominata dalla plebaglia comune, dominata appunto da una mediocrità, da un conformismo, da una dalla tirannide dei molti, dove tutti devono urlare e non si capisce più niente, quindi una voce autentica non la stiamo a sentire neanche se ci fatti oggi qualunque tipo anche potrebbe essere uscita, qualcuno potrebbe anche aver scritto la nuova Divina Commedia, non lo sapremo mai ovviamente tutto questo marasma. Quanti grandi testi ci sono stati sottratti in questa epoca maledetta in cui viviamo, quanti grandi autori che sono rimasti inascoltati e che ancora oggi sono inascoltati perché hanno la sfortuna di vivere in un'epoca come questa. E invece è proprio quello che dovrebbe, il vero moto che delinea la grandezza dell'uomo è proprio nel fatto che si distingue dai suoi simili, ma si distingue in un senso, come abbiamo detto tante altre volte,
attraverso le sue capacità, attraverso il suo genio, attraverso la volontà di guardare verso il bello. E la volontà di guardare il bello non è prerogativa unicamente dei geni, diciamo così, o delle personalità grandiose, ma anche può essere prerogativa di chiunque, in questo caso anche di una ragazza. Infatti dobbiamo ricordare che questa giovane aveva 22 anni, 21 anni all'epoca, era nata nel 1780, e von Kleist, proprio in questo, essendo un poeta, e il poeta è colui che ama l'altro e che vuole aiutare l'altra persona, è colui che si farebbe quasi scorticare per l'altro, che vorrebbe dare il suo genio anche a chi, non diciamo così, non che ne è sprovvisto, ma che magari non sa di possederlo. Ecco, la grandezza del poeta è quello anche di far risvegliare in noi quella sensibilità, quell'amore verso il bello, che invece la modernità, che invece soprattutto l'agire comune, diciamo così, non tende a non vedere, perché le persone più delle volte pensano unicamente a mangiare, a dormire, a vivere quelle che sono purtroppo le funzioni elementari, che sicuramente sono importanti, ma che non contraddistinguono l'uomo, che lo rendono alla pari di un animale, alla pari di una mucca, di una vacca, di un cavallo. L'uomo invece è nobile proprio in virtù di quello che può fare e che altre creature non possono fare. Per che cosa esistiamo se non per il pensiero, diceva Cartesio, ovviamente. Purtroppo noi oggi tutto ciò ce lo siamo dimenticati, dato che siamo, come ho detto, un'epoca attaccata alla gramigna, attaccata alla polvere, e che non guarda i fiori che sono disparsi nel giardino, ma guardiamo invece la gramigna, guardiamo l'erbaccia, andiamo a raccogliere erbacce, crediamo che il denaro ci renda soddisfatti. Infatti un'altra lettera che lui scrive alla ragazza, dove dice: non devi interessarti dei vestiti belli, non devi pensare agli ornamenti, a tutte quelle idiozie che guardano le amiche tue, magari le tue vicine che si vestono bene, ma devi pensare più che altro alla tua intelligenza, a coltivare quella che è la tua anima, perché soltanto attraverso quella grazia interiore che poi emerge anche la bellezza esteriore. Se sei bello esternamente sei soltanto un simulacro, sei come un vaso che poi di fiori finti vai a togliere, non c'è acqua e ti rendi conto che non c'è nulla lì dentro. Sei soltanto una parvenza, una maschera pirandelliana, potremmo dir così, che poi la si toglie e non c'è niente. È per questo che è importante, un'altra volta in questo fattore, andare a rivedere come von Kleist dia queste piccole istruzioni, potremmo, come lui stesso le definisce, alla sua ragazza, una persona, un modus operandi che oggi avrebbe visto quasi con un atteggiamento pedante, pesante, quasi non noioso, perché bisogna lasciar fare agli altri quello che vogliono. Per carità, ognuno è libero di fare quel che vuole, ma se una persona che ama, la persona che ama vuole vedere l'altra persona diretta verso una strada che sia giusta, ma non perché io lo voglia imporre. Von Kleist non impone mai, infatti basterebbe leggere, abbiamo detto, alcune parti alla ragazza, le dà sempre di lei, anche quindi un'eleganza stilistica, un modo di parlare verso la donna che oggi abbiamo completamente smarrito, dato che siamo in un'epoca di volgarità, di indecenza, di sproloqui anche, ci si vede il giorno stesso, la stessa sera si fanno già determinate cose di cui non voglio neanche parlare. E questo invece c'è ancora l'eleganza del gentiluomo, potremmo dire, per quanto sia anche uno squattrinato, perché è povero, sta cercando, tra l'altro lui era partito per questo viaggio, perché ecco, volevo spiegare, anche lui è partito perché nel 1800 proprio era dovuto partire senza dire niente a lei, dicendole che era dovuto andare in questo viaggio dove lei credeva che lui si stesse cercando un lavoro, in realtà perché lui era malato, e quindi prima di sposarsi la ragazza voleva guarire da questo male. Voleva andare quindi a cercare un posto, una città, inizialmente andrà a Würzburg, poi andrà a Berlino, poi cambierà altre, cioè andrà in giro insomma per diverse località della Germania, poi andrà anche in Francia, per trovare un medico che riesca a curarlo di questo male, di questo malessere di cui poi non si è mai realmente capito quale fosse, che tipo di malessere fu, ma che è un malessere che gli impediva in un certo senso di vivere una vita normale, di poter anche avere una vita felice, affettiva con la persona che amava in un certo senso. Oggi, come ho detto, noi, von Kleist invita sempre la ragazza al pensiero, infatti spesso le fa delle domande, la invita al ragionamento, la invita anche a tenere un diario, dicendole: tieni e serba sempre su questo diario quello che sono i tuoi pensieri, in modo tale che tu crescerai anche quello che pensi, quelli che sono i tuoi desideri, le tue aspirazioni. Tu scrivendole le terrai sempre con te, ma soprattutto poi ti compiacerai anche di quello che riesci a scrivere, perché spesso sappiamo che quando riusciamo a fare qualcosa di bello, a scrivere anche un bel poema, un bel pensiero, un bel scritto bene, siamo anche soddisfatti di noi stessi e quindi acquisiamo anche maggiore autostima, potremmo dire così, maggior consapevolezza di noi stessi, cosa che di certo un bel vestito non può dare, dato che un buon vestito se lo può comprare chiunque. E quindi un'altra volta von Kleist, in questo che è un atteggiamento che oggi in un'epoca paradossale, folle, completamente abitata da eunuchi, più che altro idioti,
Oggi è un atteggiamento che sembrerebbe visto quasi come, come ho detto poco fa, perché viviamo in questa maledetta mania della libertà assoluta dove ognuno deve fare quello che gli pare senza considerare che fare in questo modo significa vivere nell'anarchia, nella dissoluzione, quella, dato che poi la parola libertà sappiamo che va spesso anche di pari passo con libertinaggio, cioè libertino era colui che faceva il Don Giovanni, quindi di certo non è, poi vediamo che fine ha fatto, quindi non era di certo uno dei tanti modelli da seguire da questo punto di vista, ma purtroppo noi comunità abbiamo preso dei modelli che sono completamente l'opposto di quelli che la grande cultura ci ha sempre invitato a seguire. Cioè, se noi, quando noi leggiamo questi testi, almeno a me personalmente capita di notare come tutti i modelli che noi abbiamo seguito in questa nostra epoca, quelli che sono ormai modelli intrapresi dalla società, sono l'esatto opposto, neanche diciamo simili, ma sono l'esatto contrario di quelli che sono i modelli che la cultura, che la grande cultura ci ha sempre offerto. Se pensiamo in fondo che il monito, il verso più bello, uno dei più belli, diciamo, più bello forse no, ma tra i più belli della Divina Commedia, quando Dante dice fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza, noi oggi viviamo nella misura esattamente contraria a quello che era questo precetto dantesco, quello che Dante ci invitava, non è che ce lo sta ordinando, ci sta invitando a farlo. Ci sta imitando, perché è evidente che una vita vissuta secondo virtù e secondo conoscenza, secondo cultura, è una vita che produce anche un vivere migliore, un vivere più positivo, non soltanto ovviamente per noi stessi, ma anche per l'altro e per la società che ci circonda. Un vivere secondo, unicamente seguendo i propri istinti, i propri interessi miserrimi, la propria misera, il proprio misero egoismo, la propria misera esistenza banale, ripetitiva, il più delle volte che si ripete sempre in quelle quattro azioni elementari che tutti svolgono, di certo non produrrà una vita migliore, non produrrà neanche una società migliore, un'epoca migliore. E la dimostrazione è quella che abbiamo oggi davanti ai nostri occhi. Un'umanità interessata unicamente al denaro, unicamente allo spendere, unicamente appunto a tutte quelle caratteristiche che la cultura da sempre, ripeto, da sempre ha demonizzato, da sempre. Non è un discorso che ci stiamo inventando noi oggi. E dato infatti non è un caso che qualunque autore, di cui parliamo, qualunque autore ribadisce le stesse cose che abbiamo sempre detto d'altronde. E qui infatti mi piacerebbe leggere un altro passaggio che lui scrive alla ragazza, parlando proprio del lavoro anche di quella che oggi è diventata anche la schiavitù del lavoro moderno, come lo si intende nella modernità ovviamente, dato che come è stato anche ideologizzato il concetto di lavoro. Anzi no, forse è più interessante ancora quel discorso che, poi arriveremo anche a quel discorso sul lavoro, qui in questo passaggio. Ora voglio spiegarti il mio primo pensiero fondamentale. Destinazione della nostra vita terrena significa scopo di essa, o finalità per cui Dio ci ha posti su questa terra. Riflettere ragionevolmente su di essa significa non solo conoscere chiaramente questo fine, ma anche trovare in tutte le circostanze della nostra vita i mezzi più adatti per raggiungerlo. Mezzi più adatti per raggiungerlo, che cosa significa appunto? Che non dobbiamo vivere alla giornata come vivono i molti, ma vivere sempre tenendo presente uno scopo per cui siamo stati creati. E in questo quindi c'è la grande, quindi non è vero che uno potrebbe pensare che un autore ateo si distacca, assolutamente no, non abbraccia nessun tipo di fede, diciamo così, istituzionale, ma non è assolutamente, anzi, c'è forse proprio in questa definizione quello che è il vero sentimento religioso, il sentimento che ogni creatura è diversa, che ogni creatura ha uno scopo per cui è stata creata. Che non è quello unicamente di vivere alla giornata, di vivere soltanto per portare a casa il pane. Ovviamente quello è una necessità, ma non deve essere solo questo che ci muove ad agire, altrimenti diventa una vita da miserabili, una vita triste, la vita che fa anima la voglia nel romanzo bellissimo del Verga. Cercare quindi usare quelli che sono i nostri strumenti, quindi in questo caso anche il denaro, volendo metterlo così, per raggiungere uno scopo, per raggiungere una meta. Vivere per una meta, per uno scopo, perché altrimenti la vita è priva di alcun scopo e diventa priva di senso. Quel fatti capita poi, a partire dall'Ottocento, una vita che è priva di senso. Ecco perché è così importante un'altra volta andare a ricercare quella, farsi guidare anche da quella che è la ragione, come definisce qui Kleist, ma che non è la ragione
che poi è diventata la ratio nel mondo moderno, quella ragione scientifica, di quella scienza tecnica che appunto oggi determina un po' i mezzi e determina anche i fini. In realtà, appunto la ragione del capitalismo, la tecnocrazia come viene definita, in realtà è una ragione che è quella che ha a che fare però con il sentimento, che ha a che fare con quelle che sono le aspirazioni più grandi dell'uomo, che ha a che fare quindi con quella che è l'esigenza ultima dell'agire umano. Ed è straordinario vedere come un grande poeta tutto questo lo stia dando a questa donna, a questa ragazza, ripeto, che poi purtroppo questa storia non andrà a finire bene. Non andrà a finire bene anche perché Von Kleist era malato, come abbiamo detto, non riuscirà a guarire da questa sua malattia. Sarà preso anche da questa tristezza, da questo abbandono, dal fatto che non riesce a trovare un impiego, dal fatto che lui sognava anche di diventare un giorno professore di tedesco in Svizzera, si voleva stabilire di insegnare il tedesco, dato che in Svizzera c'era una grande, molti francesi che erano andati lì per studiare il tedesco, avrebbe voluto dare lezione e poi dedicarsi unicamente alla poesia, alla sua arte, a quella per cui lui era stato consacrato. Ma purtroppo tutto questo non si realizzerà perché, come abbiamo detto, a partire dagli inizi già dell'Ottocento si vengono a delineare quelle che sono le caratteristiche della modernità. Una precarietà assoluta, dove appunto un autore è costretto a girare da una parte all'altra, a arrabattarsi, a cercare un pezzo, un posto in cui sta, un posto dove scrivere la sua opera in santa pace. Infatti alla fine lui si isolerà, non vorrà neanche più vedere lei, vivrà gli ultimi anni anche completamente quasi abbandonato a se stesso, dove scriverà molto, finirà anche in prigione addirittura a un certo punto quando verrà arrestato in Francia perché era stato sospettato di controspionaggio, di azione, di essere una spia al servizio appunto della Germania. Verrà arrestato addirittura in carcere per quasi un anno, per 7-8 mesi, dove lì continuerà a scrivere. Ecco, forse proprio a partire dalla fine di questa storia con Wilhelm von Zenge, lui comincerà poi la sua attività di poeta, aveva già scritto prima, ma comincerà a scrivere anche i suoi primi drammi, le sue opere, che forse poi sono quelle che lo hanno consacrato, diciamo così, come massimo, anche come uno dei più grandi autori della letteratura tedesca. Ma è interessante infatti quando lui scrive anche che non bisogna unicamente anche cercare appunto questa logica del lavoro che adesso stavo cercando di trovare, quando dice qui: non voglio assumere un impiego, perché non lo voglio? Oh, quante risposte mi gravano l'animo. Io non posso occuparmi di un affare che non mi è lecito prendere in esame con la mia ragione. Devo fare ciò che lo Stato esige da me, tuttavia non devo indagare se ciò che esige è bene. Devo essere mero strumento dei suoi fini sconosciuti? No, non posso. Vedo davanti a me un fine mio proprio, e secondo questo dovrei agire. Se lo Stato vuole, altrimenti mi deve essere lecito non obbedire allo Stato. Infatti poi continua: ma scrivere elenchi di stipendi e fare conteggi, mi affretterei soltanto a portarli a termini per ritornare alle mie scienze dilette, ruberei il tempo, l'impiego per dedicarlo alla mia cultura. No, Wilhelm, non è possibile, e poi sono troppo inabile per trovarmi un impiego, poiché mi basta acquisire realmente conoscenze, poco mi importa che altri le notino in me. E poi continua ancora l'ultima parte, ma il punto decisivo è questo: che nessun impiego, fosse anche un incarico di ministro, può rendermi felice. Di che cosa sta parlando qui von Kleist? Qui parla ovviamente di quella logica del lavoro che è entrata nella modernità, che oggi assolutamente ci ha dominato e ci continua a dominare, nel fatto che oggi chiunque, come ho detto altre volte, deve cercarsi un impiego che per passare, perché deve necessariamente mettersi, non soltanto per avere una sicurezza economica ovviamente, ma quasi per una questione di principio, dove in un'epoca dove tutti sono attivi. Infatti la malattia dell'attivismo dobbiamo considerare che comincia proprio a partire dalla fine del Settecento, quella logica che ormai non si, che infatti quando Voltaire anche scriveva in alcuni dei suoi saggi che ormai l'autore deve scendere anche esso in piazza, che deve fare, si deve dedicare, anche lui deve prendere parte attiva alla vita politica, alla vita diciamo così del popolo, alla vita della società, alla vita dei molti, cioè come sta in qualche modo delineando anche quello che è il concetto che oggi ci sta anche distruggendo, cioè nel fatto che oggi chiunque è costretto a cercarsi un impiego, ma cercarsi un impiego non significa, è contrario poi a quello che è il discorso fondamentale che von Kleist ha fatto, cioè se io devo fare un impiego che è contrario a quello che io sono, dato che io sono un poeta, sta dicendo lui,
Perché devo svolgere qualcosa per cui io non sono fatto, per cui io non sono minimamente adatto, non sono capace, ma non ho neanche interesse a farlo? È come se uno chiedesse, non lo so, a un cane di miagolare e al gatto gli si chiedesse invece di abbaiare. Dato che sono animali, devono entrambi, devono fare la stessa cosa. Ovviamente ogni animale ha la sua caratteristica. Il gatto non può abbaiare, perché fatto la sua funzione è quella di miagolare, al contrario, e il cane di certo non può miagolare, dato che il suo unico modo che ha di esprimersi è attraverso l'abbaio. Ecco, adesso questo esempio che può sembrare un po' ridicolo anche, diciamo così, però a mio modesto avviso è importante, perché ci dovrebbe far intuire in realtà come la logica che poi è subentrata nella modernità del lavoro prevede che ognuno si debba cercare un lavoro anche contrario a quelli che sono i propri interessi, a quelle che sono le proprie aspirazioni. Infatti oggi troviamo tantissimi anche laureati, giovani che si laureano, magari che sognavano di fare un determinato mestiere, che sono costretti, per via delle circostanze, della crisi economica, tutto quello della crisi del lavoro, quello che vogliamo, e sono costretti a lavorare come camerieri, come tante altre professioni che... con la scusa che ogni lavoro è nobile. No, modestissimo avviso, non è vero che ogni lavoro è nobile, o perlomeno è nobile quel lavoro che ciascuno di noi si sceglie. Cioè, io, una società che si dice libera e democratica dovrebbe permettere agli individui di scegliersi liberamente il proprio mestiere, quello che vogliono fare. Un uomo che è costretto a fare quello che non vuole, quello per cui non è tagliato, diciamo così, quello che va contro anche le sue aspirazioni, non soltanto farà quel lavoro svogliatamente, perché lo fai perché sei forzato. Infatti quello che dice Monclast, io qui ruberei del tempo e farei le cose in maniera sbagliata, anche perché cercherei di sbrigarmi a finire il mio lavoro per poter poi dedicarmi alle mie attività, alle mie scienze predilette. Quindi è una società che non soltanto non funziona, perché se io costringo qualcuno che ha studiato per essere un letterato a fare, non lo so, la professione del cameriere o anche dell'impiegato di banca, è normale che non sarà quello, che quel lavoro lo svolgerà anche contro voglia, lo farà male o lo farà soltanto appunto per inerzia, tanto perché così mi danno lo stipendio, come ragionano i molti. E quindi si crea una società che è una società in realtà prigioniera, si crea la vita dello schiavo, la vita di colui che deve andare a fare le cose che non vuole fare. Un po' il lavoro forzato, in fondo, come si faceva una volta quando i carcerati si legava con i piedi appunto le catene ai piedi e gli si mandava a spaccare così, diciamo, a costruire, diciamo, le varie ferrovie, a mettere i binari, insomma, no? Come quei film western che a volte vediamo anche. Una società che vive, che obbliga in questo senso gli esseri umani a svolgere un'attività che è contraria a quella che è la loro aspirazione più profonda, è una società che è già diretta verso una direzione sbagliata, che è paradossale. Infatti Monclast lo afferma, tutto ciò non può rendermi felice, perché ormai la società non si chiede più se qual è lo scopo ultimo del cittadino, cioè se è quello di renderlo felice, perché soltanto una società felice, soltanto se il cittadino è veramente felice, nel senso più profondo del termine, e non nella banalità come viene oggi spacciata la felicità, come, perché poi è subentrata quella concezione, come sappiamo, materialista, pragmatista, americana, che crede che la felicità sia nel dare il denaro, ti do il premio, ti do la tredicesima, ti do la pensione alta, intanto però tu stai sprecando intere tue giornate per fare qualcosa di cui magari non hai il minimo interesse, qualcosa che non ti interessa minimamente ma che sei costretto a fare, perché te lo stanno imponendo. Ed ecco che il lavoro viene vissuto in questo caso quindi proprio come una tortura, come una punizione anche, come qualcosa che uno non vuole fare, quando in realtà il lavoro è forse la componente essenziale dell'agire umano, la componente più importante. Perché è quello che ci rende protagonisti nella vita, è quello che ci rende felici, è quello che ci rende realizzati realmente. Fare un lavoro che non piace è come vivere una vita in prigione, è come vivere da carcerati. È come stare veramente, fare quasi lavori forzati, cioè vivere unicamente appunto per costringerti a fare determinati lavori. Infatti c'è oggi la società come ricatta oggi, cioè qual è lo strumento che utilizza per costringere le masse a svolgere determinati mestieri e pagarli. Dargli magari un minimo, adesso neanche più questo, ormai i salari sono anche più delle volte bloccati, adesso stiamo andando ovviamente un po' fuori tema, però diciamo che è molto importante, dato che a mio modesto avviso qui Monclast sottolinea uno degli aspetti essenziali della nostra del nostro tempo. Perché questi autori sono così importanti? Perché nei loro testi, in queste lettere che hanno oltre 200 anni, oltre due secoli, sono già presenti quelli che sono i problemi ultimi del nostro tempo. E sono soprattutto anche quei consigli che lui dà alla ragazza,
quelle funzioni, quelle direttive che ci potrebbero anche aiutare a vivere una vita migliore con i nostri simili, una vita non soltanto quindi nel campo dell'amore, dato che oggi questa parola anche è stata abusata, spesso traviante, è una parola che significa anche questo tutto e niente. E poi aggiunge anche qui la bontà del poeta straordinaria, quando dice, appunto, dato che lo accusano appunto del fatto, oggi infatti spesso viene accusato, chi non vuole fare un determinato lavoro viene preso per un fannullone, come un nulla facente, come uno scansafatiche, tutte quelle frasi, appunto, come ho detto, quelle parole che rientrano in quel vocabolario dell'ideologia dominante che vuole trasformare un mondo, non un mondo di persone libere e felici, ma un mondo di schiavi alienati unicamente al servizio di un padrone. E qui infatti von Kleist, proprio per difendersi da queste accuse, aggiunge: e poi, se posso essere sincero, anche a costo di apparire immodesto, durante il mio soggiorno a Francoforte non ho forse fatto anch'io del bene? E molto alle nostre famiglie? Rafforzare negli altri con un tenore di vita irreprensibile la fede nella virtù, stimolarli alle imitazioni con saggi piaceri, aiutare sempre con bontà e benevolenza il prossimo bisognoso, non significa anche questo fare del bene? Perché uno dice, appunto, no, tu devi fare il lavoro, devi lavorare, perché lavorando tu produci un bene alla società. Dice, ma sto facendo del bene anche scrivendo il mio poema, sto facendo del bene anche dando dei giusti consigli, aiutando una famiglia, aiutando degli amici, aiutando delle persone, anche quello è fare del bene. Formare te, infatti, dice, formare te, mia amata fanciulla, non è una cosa eccellente? E poi lasciare me stesso su un gradino più vicino alla divinità. E questo è quello che è la bontà, un'altra volta, la grandezza del poeta. La bontà pura, come ho detto poc'anzi, quella bontà che purtroppo noi oggi in un'umanità di cinismo siamo dominati dalla cattiva, dal cinismo, dalla crudeltà, dalla malignità, dalla quella nobiltà d'animo che qui von Kleist dimostra in tutte le sue lettere, in tutti i suoi testi. Ricordiamo che è un uomo malato, sofferente, che scrive, che è in giro appunto per l'Europa a cercare qualcuno che lo possa curare e che lo possa aiutare quindi a realizzare quel sogno anche di andare contro poi quelle conventicole sociali. Tra l'altro anche qui von Kleist dimostra un'altra volta di essere figlio proprio di quel primo romanticismo, quando afferma, quando va anche contro quelli che sono i pregiudizi e l'atteggiamento tipicamente ben pensante di quell'epoca, quando dice: ma l'usanza, dice, tu vivi, pensavo, a Francoforte, io a Berlino, perché non potremmo vivere insieme senza chiedere di più? Cioè, anche senza sposarci, in questo. Ma l'usanza impone che noi si formi una famiglia, il nostro rango esige che si viva con decoro. Oh, gli sciagurati pregiudizi! Quanti uomini assaporano la felicità dell'amore con poco, magari con un paio di centinaia di talleri? E noi dovremmo rinunciare a questo perché apparteniamo alla nobiltà? Via tutti i pregiudizi, pensai allora, via la nobiltà, via la posizione sociale, creature buone vogliamo essere e accontentarci delle gioie che la natura ci dona. Quindi un'altra volta ritornare anche a questa ideale che oggi, un'altra volta in un'epoca materialista, potrebbe essere presa con scherno, vista come due cuori in una capanna, ma in realtà non è assolutamente questo, cioè un vivere anche nella semplicità, nel bello anche di scrivere e del coltivare la propria indole, del coltivare la propria conoscenza, vivere non soltanto per la mollica di pane, per il pezzo di pane, ma vivere per qualche cosa d'altro anche. Questo non vuol dire che bisogna fare una vita da poveraccio, anzi, una vita vissuta nella giusta misura, una vita vissuta secondo quelle che sono le esigenze più profonde dell'animo umano. L'uomo basterebbe veramente poco per vivere. Basterebbe infatti vedere un altro dei tanti scandali del nostro tempo, quando andiamo a vedere quella gente che si sovraccarica, quei che realizzano la spesa nei supermercati, che fanno spese dove si spende quasi 100 euro e poi vediamo magari i bambini, per non parlare ovviamente del solito in altre parti del mondo, che mangiano, vivono neanche con un pezzo di pane al giorno, forse, se gli dice bene. Adesso non voglio sembrare apparire retorico, apparire magari dire quelle frasi che dicono un po' tutti, ma questo ci dovrebbe anche far riflettere di come noi più delle volte acquistiamo, viviamo in un'eccedenza, in un eccesso, come abbiamo detto, che poi ci porta il più delle volte anche a buttare tutto quello che non ci serve. Pensiamo a quante cose compriamo che poi andiamo a buttare nel cassonetto perché non ci servono più. Quanti soldi sono stati buttati? Non soltanto parlo anche del vestiario, ma anche nell'alimentare, nelle cose alimentari. Più delle volte noi compriamo dei prodotti che poi neanche consumiamo, scadono e li buttiamo via. Non viviamo più secondo quelli che sono i nostri bisogni.
per quello che ci serve. Noi compriamo, andiamo sempre ad eccedere, ecco che infatti l'epoca del consumismo è anche un'epoca di eccesso, come abbiamo detto tante, un'epoca che non riconosce più il limite dell'agire umano, il limite dell'uomo. Infatti siamo un'epoca che si crede immortale, che crede di poter fare qualsiasi cosa, quando non si rende conto che è un'epoca che smarrisce quello che è il significato ultimo dell'agire umano, che è il significato ultimo, che soltanto quello ci può rendere felici e nient'altro. E chiunque altro possa provare a dire cose diverse sta dicendo delle menzogne. Chi prova a imbarogliare dicendo che si può essere felici anche con i soldi e con tutte le, sta dicendo delle idiozie, delle follie. E non bisogna dargli retta, ovviamente, per quanto oggi purtroppo noi viviamo in un'epoca costruita da questo apparato immenso, immane, che ci vuole costringere, ci vuole convincere che la nostra vera felicità dipenda unicamente dai fattori esterni, cioè dagli oggetti, dal denaro, dal guadagno, dal successo, dal riconoscimento sociale. E possiamo essere felici anche in una stanza, se volessimo. Potremmo essere soddisfatti, l'importante è essere soddisfatti di noi stessi e coltivare il bello, e il bello in un tramonto. Non voglio sembrare, come ho detto, abbastanza scontato, non voglio sembrare, come dire, anche ingenuo da un certo punto di vista, mi rendo conto delle difficoltà oggettive che esistono sotto certi aspetti, ma io credo anche che spesso le difficoltà ce le creiamo noi stessi. Siamo noi a creare le nostre difficoltà il più delle volte. Siamo noi che ci mettiamo in certe situazioni, che ci andiamo a impelagare in questioni che potrebbero benissimo non risolversi in altro modo. È vero anche che viviamo in un'epoca, come diciamo tante volte, che vuole a tutti i costi metterci in prima linea, ci vuole buttare nella mischia, cioè non ci vuole il fatto stesso che oggi non ci sia più un luogo ormai rimasto sulla terra, praticamente, dove poter scrivere in pace, dove potersi dedicare alla propria opera anche, come facevano tutti questi grandi autori, è una dimostrazione di un'epoca che vuole che l'umanità sia in prima linea per ricevere i colpi. Non è un caso anche che nelle guerre mondiali sono morti, abbiamo detto tante volte, più civili che soldati. Ormai nelle guerre, ormai la guerra non intesa soltanto come i combattimenti tra soldati, nel senso appunto classico, ma guerra anche in senso ormai nella giungla quotidiana che tutti siamo costretti a volte in un certo senso a dover affrontare. Per quanto io personalmente, non appena trovo possibile, mi rinchiudo sempre nella mia biblioteca e da lì non esco, non mi schiodo. Che è l'unico, a mio modesto avviso, infatti in questo invito anche molti altri, è l'unico modo che abbiamo anche per salvarci da questa follia, da questo dilagare, da questo costante confusione, da questo costante ciarpame che ci assorda e che più delle volte non ci consente di pensare. Von Kleist, infatti, come ho detto, rimane uno dei più grandi autori, magari un giorno parleremo anche della sua opera teatrale, forse del suo dramma, uno dei suoi più, che è forse l'opera più famosa, come ho detto, Il Caccio in Heilbronn. Oggi ho voluto parlare di queste lettere perché trovo che siano bellissime, non soltanto per l'amore, per l'affetto che lui riserva, anche per i consigli, tra l'altro molto belli, che dà proprio su come si dovrebbe vivere l'amore, anche un'altra cosa, per quanto sia importante la stima. Infatti un altro fattore, che adesso un altro passaggio che leggo velocemente perché abbiamo fatto anche un po' tardi. Infatti dice, sì, Wilhelmin, anche la stima è un'irrevocabile condizione dell'amore. Sforziamoci dunque incessantemente non solo di conservare, ma anche di accrescere quella stima che proviamo a vicenda. Soltanto questo fine conferisce all'amore il valore supremo. Più nobili e più buoni dobbiamo divenire in virtù dell'amore. E se non raggiungiamo, Wilhelmin, questo scopo, significa che non ci intendiamo. Cerchiamo dunque di vegliare sempre con dolce umana severità sul nostro reciproco comportamento. Vorrei che almeno lei mi dicesse apertamente tutto ciò che in me può forse dispiacerle. Un'altra volta, amare significa comprendere. L'abbiamo detto tantissime volte. Amare significa volere che l'altra persona cresca assieme a noi. Non significa volere uno schiavo o una schiava. Amare significa rivedere, specchiarsi nell'altra persona. La concezione neoplatonica, anche quella concezione che già Marsilio Ficino aveva anche teorizzato, significa morire nell'altra persona. Si muore nell'altro per rinascere nell'altro, si muore a noi stessi per rinascere nell'altro, e l'altra persona muore a se stessa per rinascere nell'altra persona, sicché alla fine ci si riconosce insieme nello stesso tempo nell'altro, appunto. Nell'altro che siamo noi stessi. Significa voler che l'altra persona cresca, che sia alla pari con noi, perché altrimenti se no, quell'altra persona non è alla pari con noi, alla pari significa appunto che crescere assieme, fare un viaggio, svolgere quindi un percorso assieme, un percorso quindi che è quello che ci deve portare a comprenderci anche senza parlarci. Bellissimo infatti è quando l'amore, a mio modesto avviso, è quando con l'altra persona basta un semplice sguardo per intendersi, perché le parole più delle volte sappiamo che ci portano a
a delle incomprensioni, a le parole di linguaggio purtroppo tende sempre a risolversi in quei giochi di dicotomia, no? Quei giochi dove tutto viene spesso semplificato e banalizzato. Ecco perché a volte anche il rapporto con gli animali, da questo punto di vista, è un rapporto molto intenso, il rapporto con un cane, con un gatto, guardandolo nello sguardo dell'animale rivediamo anche, ci si intende all'istante. Ecco, può sembrare un paragone magari non molto felice, ma secondo me è molto calzante, perché in realtà nell'altra persona, quando veramente c'è un vero amore, ovviamente oggi è sempre più raro, dato che, come abbiamo detto, l'amore è sempre più vicolato ormai da interessi esterni, da interessi materiali, dalla propria indifferenza verso chiunque, verso amare significa avere anche una grande responsabilità, significa prendersi cura. Non è un caso che Kierkegaard, uno dei più grandi pensatori dell'Ottocento, nel momento in cui si rese conto che non era forse in grado di amare realmente Regina Olsen, che era questa donna che lui amava, la sua fidanzata, dovette lasciarla per dedicarsi poi ai suoi studi, perché era convinto proprio per il fatto di amarla così tanto che non avrebbe potuto renderla felice. Un'azione che oggi quasi nessuno svolge più, perché ormai noi utilizziamo l'altro come se fosse un nostro, non lo so, un vaso da riempire al nostro piacimento, quando in realtà l'altra persona è un tempio consacrato che dovremmo invece esplorare con rispetto in prima visione. Vediamo anche il rispetto assoluto che è presente in Kleist quando parla appunto alla sua ragazza, alla sua fidanzata. Quest'amore che purtroppo, un po' come poteva essere quello di Romeo e Giulietta, non sboccerà mai e si concluderà tra l'altro proprio con la morte dell'autore, di quest'autore straordinario, morto precoce, uno dei massimi poeti dell'Ottocento, di quel primo Ottocento che aveva dato, come abbiamo detto altre poc'anzi, pensatori, poeti straordinari, letterati di una grandezza immensa. Questo poeta che sarà amato da tutti, poi nell'Ottocento abbiamo detto Goethe, ma potremmo citarne tantissimi altri, che verrà poi citato, la morte sua sarà anche forse la prima delle morti terribili dell'Ottocento, forse la prima grande tragedia letteraria di quel secolo, un secolo che è stato anche crudele, come abbiamo detto, verso molti letterati, che ha anticipato poi la tragedia del nostro tempo, perché poi potremo vedere in un certo senso un Kafka nel Novecento, avrà, chiaramente non morirà suicida, ma morirà comunque giovane, in una condizione molto simile. Infatti leggiamo, ecco, le lettere di Kafka alla fidanzata, anche in quel caso troviamo molte similitudini tra questi grandi autori, tra questi autori, che come se fosse una corrispondenza, la grande letteratura, la grande cultura è come un castello dalle mille stanze, un albero dai mille rami, e sta a noi lettori andarcela a riscoprire. Infatti io credo che la grande cultura sia come una grande biblioteca, dove è importante che non ci siano per forza tantissimi libri. Ovviamente ognuno può scegliere quanti averne, può averne 10.000, ne può avere 100, ne può avere 5, insomma. L'importante è che siano libri di qualità, che siano libri che ci lascino qualcosa, che ci insegnino qualcosa, e siano ovviamente la grande lettera, che sia grande letteratura, che sia grande cultura, parlando in questo caso, parlando ovviamente della letteratura tedesca. Questo epistolario è fondamentale ed è un documento anche su che cosa dovrebbe essere l'amore, che cosa dovrebbero essere i rapporti umani, che cosa dovrebbe essere un'altra volta la vita, anche come dovrebbe essere vissuta, e i grandi autori ce l'hanno sempre dato una grande dimostrazione, purtroppo spesso inascoltata troppe volte, ma cerchiamo anche modestamente con questi piccoli contributi, dato che sono, vediamo anche, basterebbe guardare su YouTube quanta indecenza, quanta spazzatura invade questo sito, noi come tanti altri, chiaramente come molti altri, cerchiamo magari di fare una piccola, di opporre una piccola resistenza, un piccolo avamposto a questo marasma che ormai ci sta invadendo e che non ci fa comprendere più niente. La grande cultura comunque ci resta sempre d'aiuto per orientarci e per guidarci in questa selva oscura, come diceva il sommo poeta, che è la vita. Grazie.